Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi farò vedere come smontare la calotta dello specchietto per andare a mettere la freccia dinamica acquistata su internet. Parliamo di un Audi A3 8V, come potete vedere, e vi mostrerò passo passo come smontare sia la parte interna dello specchietto, sia la calotta e anche la cornice, perché per smontare e per andare a montare la freccia dobbiamo andare a smontare anche la cornice. Su internet, sul sito che vi metto in descrizione, ho comprato le frecce dinamiche della Kibo Air, che adesso vi farò vedere anche all'interno di questo scatolo cosa ci sarà. Come potete vedere, adesso è ancora quella normale, quella originale. Noi che andremo a fare? Andremo a smontare tutto lo specchietto per andare a sostituire questo LED, tutta l'intera freccia all'interno dello specchietto. Ok, questa qua è la confezione che abbiamo ordinato su internet per l'Audi A3 8V. All'interno dello scatolo ci troviamo, ecco qua, due frecce dinamiche, sia per il lato destro che per il lato sinistro. Ecco qua, perfetto. In più troviamo questo pezzo qua che ci aiuta per fare leva nel momento in cui dobbiamo andare a smontare lo specchietto. Adesso vi farò vedere. In più anche all'interno c'è, ecco qua, un chiavino Torx, con attacco Torx, vedete? Esercito, vedete, siete a fuoco, eccolo qua. Questo qua dovrebbe essere un attacco da 10, dovrebbe essere Torx da 10. Perfetto. Che ci aiuterà nello smontaggio dello specchietto. Ok, allora per smontare lo specchietto ci aiuteremo con i pezzi che sono usciti all'interno dello scatolo. Ok, per prima cosa dobbiamo andare a buttare il lato dentro dello specchietto, così che fuoriesce questo lato qua. Con questo qua per sganciare ci andiamo a dare un po' di forza, così, vedete? E poi andiamo piano piano a tirare. Vedete che la prima volta comunque vi sembrerà molto più duro, perché giustamente i gaggi sono nuovi e non sapete come si smonta. Piano piano estraete tutto e andiamo a smontare i due fili per quanto riguarda il riscaldamento termico dello specchietto. Uno e due. Fatto ciò, posiamo lo specchio e ecco qua, ci aiutiamo portandolo di lato lo specchietto. Con il cavistello che è uscito all'interno dello scatolo andiamo a smontare il motorino, perfetto, questo qua dello specchietto. Una volta fatto ciò, ecco qua, prendete il perno e lo riponete sopra qua e andiamo a sganciare anche il connettore, eccolo qua. Smontare il motorino, anche questo lo riponiamo qua. Poi, prima di smontare la calotta, bisogna smontare prima il profilo, questo qua. Ci sono, andiamo a vedere, uno, due, tre viti. Ecco qua. Uno. Ok, una volta smontato le tre viti, vedete che ci sono questi gancetti 1, 2, 3 e 4 che vanno così, vanno alzati così da poter sganciare il profilo. Uno,
Una volta fatto leva su questi ganci, piano piano, anche con un po' di forza, senza preoccuparvi, andiamo a togliere il profilo. Una volta tolto il profilo, ci abbiamo un altro connettore che è la predisposizione, questo qua, vedete che non è attaccato da nessuna parte, che è la predisposizione dell'assistenza al sorpasso, che Audi già dà in predisposizione nel momento in cui noi andiamo a fare un upgrade, o comunque le macchine sono dotate di questo sensore qua. Vedete che non è montato da nessuna parte e quindi solo alloggiato qua, e dopo vi ricordate di andarlo a ricollegare. Fatto ciò, riponiamo anche il profilo qua, e una volta fatto questo andiamo a smontare adesso la calotta. Per smontare la calotta dobbiamo andare a sganciare, sì, perfetto, questi ganci che stanno qua, 1, 2, non lo porto proprio qua, 3 e 4, perfetto, avete visto? Mi raccomando, quando fate questo tipo di variazione qua, mi raccomando, tutti questi ganci, di stare molto attento a non romperli. Una volta purtroppo rotti, dopo è un po' non si alloggia più nella sua sede originale. Adesso con lo specchietto smontato andiamo a sganciarci la freccia. E uno, basta anche solo quello da quella parte allentarlo. Questo qua bisogna per forza smontarlo. Guardate, abbiamo una vite di qua e una di qua, andiamo ad alzare piano piano e togliere la freccia. Sempre attenzione, sempre i ganci, vedete? C'è un altro gancio qua, uno qua, ok, terzo, perfetto, ecco qua. E si toglie la freccia. Andiamo a sganciare il connettore e togliamo la freccia vecchia e andiamo a mettere la freccia nuova. Ecco qua, questo qua è come si presenta la freccia nuova, la freccia dinamica. Ad occhio vi posso dire che è ben fatta, è molto curata anche nei dettagli, anche nelle minime imperfezioni. Anzi, per di più qua abbiamo questa scritta e qua non c'è. E adesso andiamo a vedere l'installazione e poi anche l'effetto visivo per quanto riguarda questa nuova freccia. Anche i ganci, i supporti sono tutti identici. Ricordiamoci di andare a togliere questa vite qua e andarla a mettere di qua. Ok, tolta questa, andiamo di posizione di qua. Ok, anche l'attacco è identico, è gemello. Andiamo a riposizionare nuovamente la freccia nel suo alloggio. Poi c'è anche andare a scattare tutti i ganci. Ecco qua, 1, 2, 3. Mettiamo il connettore della freccia di nuovo in posizione. Ok, e già andiamo a serrarci la prima vite. Ok, la prima vite è stata serrata. Adesso andiamo a mettere la seconda, che si trova qua in basso a sinistra dello specchietto. Ok, perfetto. Posso dire che la freccia, una volta montata in posizione, è perfetto. Okay. Una volta serrati le due viti e messo nei ganci lo specchietto, ci andiamo a mettere nuovamente la calotta. Come dicevo, mi raccomando, a questo e tutti questi ganci qua, per non rompere la calotta, andiamo a mettere
da dietro un supporto, eccolo qua, uno, vedete che se fate piano, quello va da solo, va. Ecco qua. Perfetto. Non vi potete sbagliare, perché lo voglio una volta che va nella sua sede, si aggancia da solo, si aggancia in automatico. Una volta messa la calotta, ci andiamo a mettere il profilo dello specchietto. Vi ricordo come sempre di rimettere di posizionare un'altra volta tutti i connettori come stavano prima, anche se fondamentalmente, vi ripeto, questo qua non serve a niente. Comunque rimettiamolo nella sua sede originale, ci tiriamo fuori il connettore del motorino e questo qua per quanto riguarda la resistenza dello specchietto. Ok, forziamo un po' così da farli andare nella sua sede già originale e poi andiamo a metterci i restanti parti delle viti. Ok, una volta anche messo il profilo, andiamo a mettere le tre viti. Una stava qua e l'altra stava sotto qua, vedete, sotto questo connettore qua. Andiamo a mettere la prima vita, Ok. La seconda. Ok. E così anche la terza. Sola qua. Una volta accostate, controllate il buon serraggio dei tre perni. Ok, e andiamo a mettere il motorino dello specchietto. Questo qua non è difficile andarlo di nuovo a rimontare, sia per il connettore che ha un suo obbligo per installazione, e sia anche per l'alloggio. Perché? Perché comunque ad ogni modo c'è il suo alloggio originale, quindi non vi potete sbagliare. Ecco qua, una volta messo il suo alloggio, vedete, nemmeno si muove più. Andiamo a prendere la sua vita originale. Ok. Una volta serrate le tre viti, 1, 2 e 3, e messo anche il motorino e serrato anche questo qua del motorino, ci andiamo a mettere lo specchietto finale. Ok, non è difficile. Andiamo a riposizionare nuovamente i due connettori, e 1 e 2, e poi con questi due ganci un po' più lunghi, 1 e 2, abbiamo l'obbligo di metterli uno qua e uno da quest'altra parte di qua, e 1 e 2. Ok, e l'installazione è stata fatta. Adesso invece procediamo con la visualizzazione del lavoro appena effettuato. Lo chiudiamo. Ok, perfetto. Lo apriamo. Ok, ci controlliamo che stessa lo specchio all'interno funzioni, il vetro va a sinistra, va a destra, va giù e va su. E adesso come lavoro finale ci guardiamo l'effetto della freccia. Ecco, questo qua è l'effetto della freccia dinamica, un bellissimo effetto, e fa, non so se riuscite a vedere dal video, ma fa veramente tanta tanta luce. Questo è quello che appena abbiamo modificato, e da quest'altra parte invece è l'originale, che adesso vi farò vedere, metterò le quattro frecce. E comunque resta appunto di proprietà di così parte meglio. Questo qua. Vedete già anche l'effetto visivo, che
comunque si vede a malapena questo qua originale. Invece questo qua di destra, di sinistra, guida, che sarebbe la guida, si vede molto meglio. Dove va la differenza tra quello destro nel video e quello sinistra? Quello sinistra nemmeno si vede, anche se è acceso. Adesso andiamo a fare, la stessa operazione, però sullo specchietto del lato passeggero. Ragazzi, questo è il lavoro finito in tutti e due gli specchietti, questo qua e il lato passeggero, e da quest'altra parte abbiamo invece il lato guidatore. Uno e due. Ragazzi, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, così da essere sempre informati sui miei nuovi video. E niente, per dirvi, mettete un bel mi piace e seguitemi sempre. Ciao ragazzi, al prossimo video.